sarà fuori della città. Giù passava la ferrovia, c'era un ponte, ci dovevano fare tipo rifugio, no? Ci avevano fatto i muri nell'entrata della strada, no? La ferrovia sopravvia già. Però c'era l'acqua, c'era l'umido, la gente. Allora portarono un camion di residui di carbone, di carbon coke, carbone che fa quelli che lo usavano quelle strade. E io mi mandarono a me la ditta, perché si faceva delle baracche, si montava delle baracche per i profughi, cioè per i profughi tedeschi, intendiamoci. E allora mi davano una carretta la chiamano il cheap carro, pesava più la carretta che io, insomma comunque ero diventato cecchino come ora, leggero, ma stavo bene. Io con la pala dovevo pianare sta carretta e portarla giù questa galleria, spargerla lì, questa cosa. Passo una signora, una moretta, zitta zitta, passo giù. Ma mi parlò, ricordo un po', aveva una fama addosso, stava a guardare lei. Dopo, quando la ripassò, sono andato a fare la spesa, perché passato questa galleria c'era subito la periferia della città, c'era la bottega. La passo su, quando la passo su, andavo in su io con la carretta vuota, la passo lì, tiro via dalla borsa un fagottino e me lo butto nella carretta, senza dirmi né bello né brutto, niente. Oh, che bella, io via questa carretta, passala giù, questa scartoccia. Erano fettine di pane, un pochino di margherina c'era e un po' di marmellata, insomma fu un atto buono. Beh. Per me fu un bocconcino buono, le fettine di pane, si dice tedeschi, ma c'erano anche buoni, anche tedeschi, c'erano anche. Insomma, questa donna.